Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul canale dello Sguardo della Gatta. Nel video di oggi parliamo di come utilizzare l'orzo solubile nel sapone. Come sempre, prima di partire con la preparazione, mi farebbe piacere darvi qualche informazione in più su questo ingrediente. Ovviamente, se non siete interessati a questa parte, basta scorrere il video fino al minuto che vi lascio in sovraimpressione. L'orzo solubile o caffè d'orzo è un'alternativa al classico caffè. La sua diffusione si deve agli embarghi e ai divieti applicati durante la Seconda Guerra Mondiale, che resero il caffè un bene poco reperibile ed estremamente costoso. Si ottiene dal chicco d'orzo germinato, tostato e poi essiccato. Essendo un cereale, è privo di caffeina, ma non è indicato per i celiaci perché contiene glutine. Tra le altre proprietà troviamo sicuramente il minore apporto calorico rispetto al caffè, 20 calorie per 100 ml. Inoltre è ricco di vitamina C, aiuta la metabolizzazione dello zucchero grazie ai beta-gluconi contenuti, ha un alto contenuto di fibre ed è fonte di selenio. Nel sapone le sue funzioni sono essenzialmente due. La prima è quella di colorare di un colore marrone freddo, più o meno chiaro, la pasta di sapone e la seconda, grazie al suo apporto di carboidrati, 80 grammi su 100, è quella di aiutare la formazione della schiuma. Ed ora, prima di partire con la preparazione del sapone, vi vorrei ricordare di iscrivervi al canale, di lasciare un like e un commento per sostenermi e di azionare la campanella per essere avvisati delle nuove uscite. Thank you.
Questo è il sapone terminato, io mi auguro che questo video vi sia piaciuto e sia stato interessante. Vi aspetto al prossimo!